Grazie, che cosa sentite di dire? Sentiamo di dire grazie, grazie a chi ci sta vicino e grazie alle forze dell'ordine perché hanno lavorato notte e giorno, abbiamo trovato persone umane e io non ho mai dubitato, mai, mai, mai dal primo momento. Questa è stata felice. Una grandissima omertà, che si sente di dire alle persone che hanno visto che non hanno parlato? C'è stata omertà, ci sarà sempre omertà, però io credo che le cose possano cambiare e credo che le persone per bene, l'omertà, non sappiano neanche che cosa significhi. Noi non lo saremmo stati, però non giudichiamo nessuno, non lo saremo mai. La notte 4 arresti, se voi poteste dire qualcosa a quegli aggressori, cosa sentireste di dire? Io non sento di dire proprio niente a loro, non meritano nemmeno una mia parola. Erano dei vigliacchi, a mio marito non l'avrebbero mai ammazzato se fossero stati da soli. Da solo no. Ci volevano quattro di loro, ci volevano un'arma, non l'avrebbero mai ammazzato. E che come lui non ha avuto paura non ce l'ho neanche io, perché la forza sua sono io adesso. E ce l'ho, ce ne ho tanta. Grazie. Come mai i carabinieri non riescono a c'era solo lei come testimone? Questo non posso intracciare le indagini. I carabinieri stanno facendo e hanno fatto tutto quello che potevano fare, hanno lavorato giorno e notte e io li ringrazierò tutta la vita. E sono stati molto presenti. Cosa vi sentite di dire alle persone che sono nervose? Di non avere paura, di non avere paura di parlare perché al mio posto, al posto di mia figlia, al posto di mio marito ci potrebbero essere loro. E che tutti sono in tempo per poter cambiare, tutti sono in tempo per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e saperlo distinguere. Io fortunatamente questa distinzione ho cominciato a farla da bambina, grazie a mio padre, grazie a mia madre, grazie a tutta la mia famiglia. Loro magari lo faranno da più grandi, però io spero che cambino. Torre deve cambiare. E io farò di tutto per farla cambiare. Perché così non andiamo avanti. Grazie. La persona, l'espressione, una tragica vicenda che deve insegnare a tutti, non solo a Torre Annunziata, ma a tutti, cosa che bisogna vivere per la legalità e avere fiducia. Perché la risposta di stanotte dei carabinieri dell'ufficio di procura dice proprio questo. Se si ha fiducia nella legge, nella legalità e nel rispetto delle regole, la risposta c'è sempre, sempre. E sarà una risposta giusta in ossequio a quelle che sono le nostre leggi. E ancora prima le leggi del codice penale, sono le leggi del buon vivere, del senso civico che dovrebbe ispirare ognuno, deve ispirare ognuno di noi. Questa è oggi ovvio, c'è tanta rabbia, c'è tanta indignazione, e mi sia consentito anche un pizzico di soddisfazione. Perfetto. Le posso chiedere solo una cosa veramente diversa? Io quella sede non l'accettavo. Ci vuole spiegare che cosa significava per lei questo sopruso quotidiano? A voi sembrava giusto occupare un posto in modo legale. Lei ha reagito? Certo. L'avrebbe fatto anche mio padre. Mio padre queste cose me le faceva notare per strada. Se le accetto un altro, il cambiamento dov'è? Io non l'ho accettato, non l'avrebbe accettato lui, non l'avrebbe accettato neanche mia madre, perché sono insegnamenti che ci ha dato lui. Non lo accettate manco voi, non lo fate più, non accettate più queste cose, non buttate la carta a terra, perché magari il cestino è lontano. Non pensate. Reagite, di cosa avete paura? Ce l'hanno tutti fatti. Si supera. Io non ne ho più.